Avete tutti la vostra copia di Zoccoli Tempestosi? Evviva! Io adoro il club letterario degli amici pelosetti. E ora vediamo come si riscontra il tema della natura nell'amore di Heathcliff. Qualcuno ha dimenticato la luce accesa? Oh, sono io. Oh, sono proprio io! Continueremo a discutere quando torno. My little pony, my little pony. Ah. Amore sia, sii gentile, dai, facile. La magia è insieme a voi, sì, ma migliori amici che potrai trovare. Eccoti! Non è grandioso? Sei stata chiamata anche tu. È una bella notizia. Sono molto più tranquilla in compagnia di un'amica. Stavo per venire da te, ma poi mi sono distratta. Oh! Appena la mappa ci ha chiamato, mi sono messa a fare un sacco di ricerche. Ho analizzato tutti i potenziali problemi. E poi ho compilato una mia lista di soluzioni. Hai detto appena la mappa ci ha chiamato, ma è successo solo da 5 minuti. Lo so, ma voglio essere preparata al 100%. Io sono la principessa dell'amicizia. Se fallissi farei una pessima figura, no? Oh, sono proprio fortunata a essere in missione con te. A proposito, dove dobbiamo andare? Andiamo alle Smoky Mountains. Oh, che bello, io non ci sono mai stata. Già, nemmeno io. E non ci sono molte informazioni in realtà. Ho trovato solo questo. Le Smoky Mountains, tra le loro due maestose cime, ospitano una delle vallate più belle di tutta Equestria. È meraviglioso. E poi dove c'è la natura si trovano un sacco di amici animali. Io non vedo l'ora di cominciare, sai? Sono un po' nervosa perché non ho trovato altro. Di solito mi piace essere più preparata. A me sembra che tu sia abbastanza preparata. Questi sono per noi? Sì, ho predisposto tutto quanto. Snack, libri, coperte, libri. Hai detto libri due volte. Ci sono molti libri. Ah! Che tipo di problema di amicizia sarà? Non ne ho idea, ma sono sicura che riusciremo a risolverlo. Secondo te sarà un problema di bugie? Vedrai che lo scopriremo appena arrivate. Hai ragione. Può essere che due amiche abbiano deciso di fare qualcosa insieme dimenticandosi di invitare la terza amica e lei si senta messa da parte. O un'amica che racconta il segreto di un'altra amica anche se lei le ha chiesto di non farlo. Beh, lo scopriremo prestissimo. Siamo quasi arrivati ormai, vero? Lasciaci, penso io. Ti ringrazio. Scusa, mi ero distratta. È così eccitante. Non posso ancora credere che stia capitando veramente. Oh! Che cosa sta succedendo ad Equestria? Niente che i tuoi libri avessero previsto. Oh, caspita, mi sento così impreparata. Da dove possiamo cominciare? Forse iniziano a scoprire da dove arrivano le zucche volanti. Siete pronti? Mirate! Fuoco! Salve! Buongiorno! Scusi, ma che cosa state facendo? Stiamo bombazzuccando i vicini! Sì, ma perché state bombazzuccando i vicini? Semplicemente perché quei McColt sono dei veri delinquenti! Ehi, aspettate un attimo. E chi sareste voi due? Non sarete mica delle spie dei McColt, non è vero? Io sono Twilight Sparkle, la principessa dell'amicizia. E sono qui per risolvere il vostro problema di amicizia. Io sono Fluttershy e, sono qui anch'io.
Mamma Ophelia, piacere di conoscervi, ma state sprecando tempo. Noi non abbiamo problemi legati all'amicizia. Noi abbiamo un problema legato ai McColt. E non c'è nessuna amicizia con loro. Forse potrebbe esserci se scoprissimo cosa hanno fatto i McColt per farvi arrabbiare. Oh, un sacco di cose, se per questo! Proprio oggi, ad esempio, hanno lanciato dei sassi sulla nostra fattoria e l'hanno sfasciata! Sapete, non siamo molto bravi a costruire, quindi è bastato un semplice sassolino. Ma comunque... Che cosa faremo? Parleremo con questi McColt per avere la loro versione dei fatti. Quando sapremo tutto, potremo mettere fine alla cosa usando la ragione e la logica. Ottimo piano. Ecco perché lei è la principessa. Nel frattempo, potreste smettere con il bombazzuccamento? Oh, ok, d'accordo. Grazie. Andiamo, Fluttershy. Dichiarate il vostro nome. Non state a scomodarvi! Probabilmente sono due spie degli Ufield! Ehi, aspetta! Ma tu sei un alicorno! Credevo che solo le tre principesse fossero alicorni! No, ci sono quattro principesse alicorno equestri adesso! Io sono Twilight Sparkle, la principessa dell'amicizia! E io sono Fluttershy! Abbiamo una nuova principessa! E quando è successo? E come hanno fatto gli Ufield a recuperare una principessa spia? Non siamo delle spie! Ma perché tutti pensano che siamo delle spie? Perché qui non riceviamo molti visitatori. Io sono Papà McColt. Ci trovate in un momento particolare. Siamo nel bel mezzo di una gigantesca faida con i nostri terribili vicini! Siamo qui proprio per questo motivo, per risolvere il vostro problema con gli Ufield. Siete venute per aiutarci a sbarazzarcene? Yeah! No, non è questo che volevo dire! Bene, se non siete dalla nostra parte, allora siete contro di noi. Noi due non siamo dalla parte di nessuno. Siamo qui per aiutarvi a ritornare amici. Beh, sarà piuttosto difficile. Non mi pare che da queste parti si sia mai stati amici degli Ufield. Però potreste esserlo. Li avete fatti arrabbiare distruggendo la loro fattoria. Ehi, aspettate un cavolo di minuto. Noi l'abbiamo fatto soltanto perché gli Ufield hanno tolto il perno dalla ruota al nostro carro. Tutto il nostro cibo è rotolato giù dalla montagna. Vedete, noi McColt ce la caviamo bene a costruire, ma non sappiamo proprio un accidente di coltivazione. Quindi dobbiamo fare dei lunghi viaggi per comprarci il cibo. E adesso saremo costretti a mangiare le zucche che gli Ufield ci hanno lanciato contro. Pagnotte di zucca, zuppe di zucca, focaccine a base di zucca, risotto alla zucca, formaggio di zucca, pasticcio di zucca, frittata al gusto di zucca. Detta così non sembra niente male, ma si stuferà alla lunga! Avete provato a incontrarvi in un luogo neutrale per parlare dei vostri problemi e per ascoltarvi veramente a vicenda? Cosa? No! Preferirebbero lanciarci la loro cena piuttosto che ascoltarci! Beh, però ascolteranno me e io rappresento una terza parte imparziale! Prestatevi attenzione, Ufield e McColt! Io non sto dalla parte di nessuno, ma vedo che state sprecando tempo ed energia facendovi cattiveria a vicenda. I pony dovrebbero aiutarsi l'un l'altro ed essere gentili, perciò smettiamola con questa lotta senza senso! Ecco, dovrebbe bastare. Sei pronta a tornare a casa? Beh, mi piacerebbe, ma se avessimo già risolto questo problema, i nostri cutie mark non dovrebbero illuminarsi. Ma certo! Si illumineranno da un momento all'altro! Fai attenzione! O forse no? Soluzione ai problemi di amicizia numero 8 cestinata!
credo che adesso dovremmo scoprire perché gli Uffield stanno lanciando pomodori. Uno alla volta, zoccolo verde. Se schiacci i pomodori nella fionda e fai una poltiglia, non potranno esplodere colpendo i McColt. Che cosa fate? Vi ho detto di smettere di combattere. Oh, così è questo che stavi gridando prima. Pensavamo che i McColt vi avessero cacciati in malo modo e quindi li abbiamo pomo fiondati. Errore mio. Potete smettere di pomo fiondare! Ricaricate subito le fionde! Dipingeremo di rosso la cima della loro montagna! Beh, non ha funzionato. Eppure ero sicura di sì. Il tuo era un buon piano. Dobbiamo escogitarne un altro, e in fretta! Questa guerra sta coinvolgendo tutti gli animali che ci sono nei dintorni. Vai! Non ti preoccupare, devo solo... trovare la radice del problema e iniziare da lì! Ci perdoni, ma lei si ricorda da che cosa è partita questa faida tra le vostre famiglie? Loro lo sanno quello che hanno fatto! Loro lo sanno quello che hanno fatto! Sto cominciando a pensare che nessuno di voi sappia quello che ha fatto l'altro. Certo che lo sappiamo. Quegli Uffield ci hanno fatto un grave torto qualche tempo fa, per qualche ragione. Sì, è vero! Ok, piano di riserva del piano di riserva. Forse possiamo riuscire a trovare dei punti in comune che vi leghino. Voi che cosa fate quando non combattete? È molto semplice, ci prepariamo a combattere. Cosa sperate di ricavare da questo combattimento? La soddisfazione di vincere, ovviamente! Di vincere che cosa? La battaglia, no? Perché la nostra famiglia è la migliore! La migliore a far cosa? A vincere! Avete ascoltato quello che ho detto? L'unica cosa che hanno in comune è che entrambi vogliono vincere una guerra e nessuno sa perché è cominciata! Come la interrompo questa faida se non ne so i motivi? Oh, forse basterebbe che uno chiedesse scusa all'altro! È una buona idea! Era la soluzione numero 48, però posso spostarla più in alto? Sono talmente felice che abbiate accettato. Questa torta di scusa è un grande passo avanti verso la vostra riappacificazione. Quale parte del mio discorso l'ha convinta? Quando ho detto che i vantaggi di un'amicizia superano i costi di una guerra, oppure quando ho detto che il perdono è un investimento di felicità? Sì, ho un po' tolto. Scusi, ma mi sta ascoltando o no? Alto là, chi va là? Sono mamma Uffield. Allerta Uffield, preparate i cannoni. E ho portato una torta di scuse! Hai detto torta? Proprio una torta? Consideratela una dimostrazione di buona volontà da noi verso di voi! Sono anni e anni che non tocco una torta come quella! Aprite i cancelli! Torta veramente meravigliosa! Dovete considerarla più che una torta. È il primo passo sul lungo cammino che porta al perdono. Non c'è nulla che dica siamo amici come una torta che dice siamo amici. L'ho scritto in cima con la glassa. Per la gloria! McColt! Disporsi immediatamente informazione data presta! Quando parlavi di scuse? Per questi, perché dovremmo scusarci? Non abbiamo fatto niente di male! Che cosa cavolo stai dicendo? Voi avete fatto un sacco di scorrettezze! Non tante quante voi! Ah!
riusciste a non gridare così forte, oppure smetteste almeno di insultarvi a vicenda. Che dovremmo tornare indietro. Insomma, se ti serve una pausa va bene, però non posso proprio farcela senza di te. Non so se possiamo farcela comunque, anche se agisco nel modo giusto, loro ricominciano a combattere. Ehi, ciao piccoli amici, va tutto bene, potete uscire. Che cos'era? Oh, poveri piccolini! Qui non c'è abbastanza cibo per voi! Ah, Ray! E poi state congelando! Vi porterò a casa con me e vi farò una bella cioccolata calda! Vi piacciono i club letterari? Non capisco! Questa avrebbe dovuto essere la vallata più bella di tutta Equestria! Che cos'è successo? Come hai detto? Oh! Ah. Twilight! Loro sanno cosa è successo! Come? Basta! Dovete starmi a sentire! Immobilizzatevi tutti! Fluttershy, forza, diglielo! È molto più facile bloccare un esercito di pony che fermare questi scalmanati! Prima che continuiate a combattere, c'è una cosa che dovete sapere. Molto tempo fa c'erano due grandi amici, Aratro Uffield e Pilastro McColt. Quando trovarono la valle tra le Smoky Mountains, compresero che era un posto speciale. Perciò si impromisero a vicenda di proteggere e preservare la vallata per tutti i suoi adorabili abitanti pelosi. Però non erano d'accordo su come procedere. Aratro voleva iniziare coltivando raccolti, così che tutti avessero da mangiare. Pilastro, invece, pensava fosse meglio cominciare costruendo un rifugio per proteggerli dal freddo e dal vento. I due pony non riuscirono ad arrivare ad una soluzione, perciò Pilastro si mise comunque a costruire un rifugio, esattamente dove Aratro aveva iniziato la sua coltivazione. Aratro era furioso e buttò giù il rifugio di Pilastro per poter continuare la sua piantagione. Il litigio andò avanti all'infinito, finché non si trasformò in una vera falda. La valle risentiva di queste continue distruzioni, finché finalmente gli Uffield e i McColt si trasferirono su montagne diverse. Ma anche allora, la valle e tutti gli animali che vi abitavano continuarono a essere coinvolti nel fuoco incrociato. Avete capito? Combattendo vi state distruggendo proprio la valle che vi ha fatti fermare qui all'inizio. Quindi è ora che mettiate da parte le vostre divergenze e torniate a unirvi, se non per voi stessi, per la salvezza di queste creature così carine e tenere. Oh, caspita! Non volevamo proprio farvi del male, piccolini. Sì, è vero, scusate, ci dispiace. Hanno appena detto che accettano le vostre scuse. Ehi, principessa, che ne diresti di liberarci adesso? È giusto! Bene, mamma Uffield, promettiamo che in futuro non vi combatteremo mai più. Stessa cosa, solo che noi promettiamo di non combattere più voi. Immagino che a questo punto non importi chi ha ragione. Abbiamo entrambi torto. Beh, questo è un punto su cui siamo d'accordo. È veramente una cosa meravigliosa. Sono così orgogliosa di voi due. No, mille grazie, principessa.
Anche se mi farebbe piacere puntualizzare semplicemente che sono stata io la prima ad ammettere di avere torto. Forse, ma io ho promesso per primo di smettere di combattere. Questo conta molto di più. Ah, davvero? Oh, e va bene. Non dobbiamo parlare la vostra lingua per capire quello che dite. Tregua? Tregua? Non è un bello spettacolo? Certo che lo è! I McColt ci aiuteranno a ricostruire le nostre case solide questa volta. E gli Ufield ci daranno una mano con le coltivazioni e i raccolti. Non di zucche! Grazie per averci insegnato che l'amicizia in effetti è molto meglio che la vittoria in uno sciocco litigio. Yeah! Lo dicevo che ce l'avresti fatta. Conte, e ce l'abbiamo fatta senza usare il dossier sull'amicizia. È bastato stare insieme. Allora, cosa succederà adesso? Siamo state convocate ancora dalla mamma. Appena saremo a casa lo scopriremo. E se volesse mandarci in un altro posto tutte e sei? Oppure incontrare un pony sconosciuto? E se ci sottoponesse altri tipi di problemi, come la fisica quantistica o il...